Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Dona la tua bellezza a chi se lo merita. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Dona la tua bellezza a chi se lo merita. Allora, molte persone che mi scrivono, tutte praticamente le vittime di narcisisti patologici, sono persone belle. Tu che mi stai ascoltando, che stai soffrendo per una relazione tossica, sei una persona bella, che tu sia maschio o che tu sia femmina, sei una persona bella, generosa, empatica, altruista, emotivamente disponibile e pronta a ricevere l'amore vero. Tu sei una bella persona. Ora, detto questo, vuoi sprecare la tua vita dietro a una persona che non ti ama? Domanda. Davvero? Vuoi star dietro e recuperare una persona che ti fa soffrire? Vuoi continuare ad avere conflitti, delusioni, sentirti confusa, sentirti inutile? Per una persona che non può amare né te e nessun altro? Vuoi sprecare la tua preziosa vita, la tua bellissima vita? Perché, ripeto, se ti ha scelto un narcisista patologico, vuol dire che sei una bella persona. Perché i narcisisti patologici hanno fiuto per le persone altruiste. Sai perché? Perché un narcisista patologico è una persona che non ha empatia emotiva, non può amare e vede tutte le persone come oggetti da utilizzare per poi scartare. Vuole dei vantaggi da delle persone e sceglie le persone migliori, le persone più empatiche, più generose, più belle. E sai perché? Perché queste persone, magari come te che mi stai ascoltando, si mettono in dubbio, hanno molti sensi di colpa, pensano spesso e volentieri di aver sbagliato qualcosa, di essere loro quelle sbagliate, di essere loro quelle che hanno fatto allontanare il narcisista perché è stato il narcisista o la narcisista a inculcarti nella testa che è colpa tua, che è tutta colpa tua, che sei stata tu a farlo cambiare, che tu non sei più quella di prima. Tutte cose false. Fatte appositamente da una persona non empatica e sadica, senza coscienza, che non si prende le responsabilità, il narcisista, parlo del narcisista o della narcisista, e ti fa passare a te per quello sbagliato, per quella sbagliata. Non permetterglielo. Dona la bellezza a chi se lo merita. Non correre dietro delle persone che ti hanno trattato male. Non cambieranno. I narcisisti patologici hanno un disturbo narcisistico di personalità e questo disturbo è egosintonico. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che loro si sentono in sintonia con loro stessi, vedono gli altri sbagliati, non pensano di avere un disturbo, pensano che la vita sia questa. Pensano che o vinci o perdi, o sei il migliore o non sei nessuno, e anche in coppia, e sono invidiosi e sono permalosi. Ma tu vuoi donare la tua bellezza a questa gente qui? Domanda. Pensaci bene, no. Dona la tua bellezza a chi ti corrisponde, perché amore è reciprocità, è empatia, è generosità, è complicità, è passione, è presenza, eh? Tutte cose che un narcisista patologico non ti dà. Sai perché è ancora lì che ci pensi? Sai perché ci sei rimasta male? Perché stai ancora pensando alla persona che era all'inizio, quando era dolce, gentile e carino, quando ti corteggiava, ma lì stava recitando, perché è chiaro che non si può presentare per quello che è o quella che è il narcisista o la narcisista, ma deve bleffare, deve farti capire che è bello, bravo, passionale, carino, usa il mirroring, noi due siamo anime gemelle, usa molte parole. Perché si chiama love bombing? Perché è un bombardamento di parole. Tu sei la mia anima gemella, dopo magari una settimana che ti ha conosciuto, non ho mai incontrato una persona come te. Sei fantastica, siamo fatti per stare insieme. Noi ci siamo conosciuti in altre vite. Mamma mia, io veramente abbiamo tutte le passioni insieme. Sono tutte tecniche di manipolazione mentale per agganciare le persone. E brava gente, bella come te, ripeto, che tu sia maschio o che tu sia femmina, ma persone belle ci cascano e sai perché?
perché hanno un grande cuore e vorrebbero dare tanto alle persone, però in realtà molte volte incontri dei vampiri energetici che ti succhiano l'energia e poi ti scartano senza coscienza. Dona la tua bellezza a chi se lo merita. Guarda i fatti, non guardare le parole. Siamo tutti buoni di dire amore, siamo tutti buoni di parlare, bla 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 bla, ma in realtà in amore contano i fatti e basta. Tutto il resto sono soltanto chiacchiere che passano. Verba volant, no? L'avverbo vola, le parole volano. Sai chi rimane? Rimane lì chi ama. E sai cosa vuol dire amare? Tu lo sai cosa vuol dire amare. Amare significa soffrire insieme a volte, ma stare lì perché si amano anche i difetti del partner. Ma un narcisista patologico non può farlo, perché un narcisista non può amare. Peggio per lui, ma tu salvati, perché tu devi donare la tua bellezza a chi se lo merita. E credimi, in questo mondo c'è tanta bella e brava gente emotivamente disponibile ed empatica come te. Devi soltanto accantonare questa brutta storia con il narcisista o con la narcisista e andare avanti per la tua strada. Col tempo starai meglio e dopo sarai emotivamente disponibile per una bellissima relazione. Credimi. Stiamo uniti e leviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie. Prima di lasciarti ti voglio consigliare altri miei due video che possono interessarti. Il primo si chiama "Fagli dire la verità al narcisista" e lo puoi trovare qua. In questo video cercherò di parlarti, di farti capire delle tecniche per indurre il narcisista patologico o la narcisista a dire la verità. Loro che la verità non la dicano mai, perché omettono sempre dei dettagli molto importanti, vogliono sempre passare per quello bravo, buono e gentile, ma in realtà sono persone molto false. Il secondo video che ti voglio consigliare, sempre mio, si chiama la vigliaccheria del narcisista e lo puoi trovare qua. In questo video ti parlerò di come un narcisista patologico è davvero vigliacco. Sai perché? Perché non si assume le sue responsabilità, raggira le persone e fa passare l'altro per sbagliato. Ricordati questa frase, che è una metafora. Un narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui è o l'eroe o la vittima, ma mai il colpevole. Un narcisista patologico non si assumerà mai le sue responsabilità, quindi purtroppo ha molta vigliaccheria. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.